La notte. Dirige l'orchestra il maestro Pinuccio Pirazzoli. Canta Arisa. Buonasera a tutti. Basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, che mi porta un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, che un dolore che sale fa male, ora allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E sale e scende dagli occhi, il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me, che le parole nell'aria sono parole a metà, ma queste sono già scritte, il tempo non passerà. Ma quando arriva la notte, e resto sola con me, la testa parte e va in giro, in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà, la vita può allontanarci, l'amore poi continuerà. Da questa parte standing ovation, parziale qua, anche qua, brava. Grazie a tutti, grazie. Mi ricordi Sanremo, mi ricordi. Allora, voglio iniziare da Gigi. Posso fare un minuto di silenzio prima di fare la mia... Certo, un minuto ora un po' troppo. State zitti, un momento. Sì. Adesso dico due parole perché credo che diremo tutti la stessa cosa, la somiglianza è incredibile, la voce è straordinaria, qualcosa in più, un grande lavoro d'attrice, di grossa interpretazione. Complimenti. Grazie Gigi. Loretta, canzone bellissima peraltro. Non parlo perché mi sono commossa. E questo vale tutto. Sì, basta, per complimenti me basta tanti, Bianca. Claudio. Ottime le riprese. Che hanno fatto sicuramente gustare, forse con maggiore attenzione a casa, la perfezione della vocalità, dell'uso delle labbra, il trucco. Quante ore ci ha messo a metterti quella sorta di promozione? Io ringrazio ovviamente Francesca Frongia e Carla Ruggeri, che sono la mia truccatrice e la mia parrucchiera, ci hanno messo 7 ore per truccare. Sette ore. Ma immagino che tu voglia sentire che cosa ne pensa Laura. Sì, soprattutto. Ecco, poi lo sapevo. Riccardo, scusa, Laura. No, devo fare i complimenti a Bianca perché conosco la sua voce a prescindere, una cantante oltre che un'attrice, una cantante straordinaria ed ha anche una potenza vocale incredibile, quindi è difficile avvicinarsi ad Arisa perché lei invece c'era un po' più sottile, eterea, e invece l'ha fatta veramente in maniera pazzesca. Grazie mille. Riccardo. Beh.
Bravissima, ma veramente bravissima, solo che non vedo l'ora di vederti di nuovo normale. No, nel senso, stai benissimo, però ti preferisco bravissimo. Bene, grazie, grazie. Arisa, meravigliosa partner di Sanremo insieme.